Roberto Ciambetti, assessore al bilancio e enti locali della Regione Veneto. E proprio a proposito di bilancio, la Regione sta ancora definendo il bilancio? Sì, stiamo definendo il bilancio 2014 per alcuni ritardi, soprattutto dovuti all'applicazione della legge di stabilità di cui non avevamo contezza fino a che non è arrivata l'approvazione. Tra l'altro la impugneremo perché ci sono delle norme che sono assolutamente penalizzanti per la Regione Veneto. Quali per esempio? Ad esempio il riparto del fondo per la legge, per il patto di stabilità, che ha penalizzato il Veneto come la Lombardia, come l'Emilia, come anche la Puglia in maniera clamorosa. Noi come Veneto abbiamo a disposizione 312 euro pro capite per abitante, mentre la Basilicata ne ha 880, l'Umbria 920, quindi triplo di noi. È una cosa che non può esistere, soprattutto perché abbiamo dei soldi in cassa nostri che non possiamo utilizzare. Voi utilizzate però i fondi europei invece? Assolutamente sì, siamo pienamente in linea con i target che ogni anno l'Europa ci dà, con i target ancora più restrittivi del Ministero dello Sviluppo Economico, perché appunto abbiamo e sappiamo spendere bene i fondi comunitari. Nella scorsa programmazione siamo arrivati praticamente ad impegnare con strumenti giuridicamente appunto riconosciuti dalla Commissione Europea quasi il 100% dei soldi, e abbiamo ancora tempo, un anno e mezzo, per chiudere completamente, ma siamo già a obiettivo raggiunto. Ci vuole virtuosità anche in questo? Sì, ci vuole virtuosità, ci vuole un rapporto corretto con le categorie economiche, ci vogliono, come abbiamo fatto noi, strumenti di ingegneria finanziaria che hanno fatto moltiplicatore dei fondi a disposizione, quindi i soldi pubblici vanno sempre spesi bene, quando sono pochi vanno spesi meglio, e noi l'abbiamo dimostrato appunto nella scorsa programmazione comunitaria. L'ultima domanda riguarda la cassa integrazione in deroga. C'è appena stato un monitoraggio presentato in audizione in commissione al Senato. La Regione Veneto è tra quelle che non ha, diciamo, bloccato questi fondi, però ne servirebbero di più? Ne servirebbero di più, noi l'abbiamo ripetuto varie volte, lo avevamo già detto a luglio del 2013, l'abbiamo ripetuto a settembre-ottobre, le somme stanziate da parte del Ministero non sono sufficienti. Il Ministero del Welfare non ha coperto la necessità di territori a vocazione in manifatturiera come può essere il nostro. Con le Camere di Commercio stiamo cercando di aprire degli sportelli di informazione, perché si sa, il nostro sistema produttivo è composto da piccole imprese e a volte non hanno gli strumenti necessari per capire quali sono le regole del gioco nel mercato internazionale, e quindi ogni paese ha le sue regole. E conoscendole magari si riesce a capire qual è il prodotto e qual è il paese che si può mettere a regime, e quindi si può creare queste nuove opportunità di occupazione soprattutto. Quali sono gli strumenti che fanno da traino alla competitività delle imprese, anche appunto per quanto riguarda l'export, non so, fiere o cose del genere? Per paradosso, fino a 10 anni fa lo slogan era piccolo e bello, poi abbiamo avuto un periodo dove il piccolo era non più in grado di essere competitivo. Oggi, come dicevo, per paradosso sta tornando il livello della piccola impresa, la microimpresa in grado di essere di capire come conquistare di mercati, dei fasci mercato che una grande impresa non riesce.